Non smetteremo mai di cercarla. Così, ripete Emanuela Pedri, sorella di Sara, la ginecologa di 31 anni scomparsa da Trento il 4 marzo 2021, il giorno dopo essersi dimessa dall'azienda sanitaria per cui lavorava. La giovane professionista non è ancora stata ritrovata, ma gli investigatori e la famiglia ritengono che si sia tolta la vita dopo le continue umiliazioni che subiva al lavoro. Nelle ultime settimane sono riprese le ricerche del corpo nel luogo in cui si teme possa essersi suicidata. È il lago di Santa Giustina. La macchina di Sara è stata trovata parcheggiata nei pressi di un ponte sul torrente Noce, dove il corso d'acqua si mette nel bacino. Già il 25 e il 26 marzo scorso i carabinieri del nucleo cinofili di Bologna avevano ispezionato le ripide sponde del lago con l'aiuto di un cane specializzato. Le operazioni sono state effettuate soprattutto in località Castellaz, nella zona nord. Con l'abbassamento dei livelli dell'acqua, è stato possibile usare un escavatore per setacciare e movimentare centinaia di metri cubi di fango, rimuovendo il limo depositatosi nel tempo. In quella zona, il cane aveva annusato una traccia, ma l'esito delle ricerche è stato negativo. Lo stesso animale è stato anche usato a inizio aprile durante altre operazioni di ricerca. Sono stati fatti altri scavi in un punto specifico di Castellaz, dove era stata individuata quella traccia. Sono state intensificate le ricerche dei vigili del fuoco a bordo di gommoni. L'intero lago, le sponde riemerse e quelle ripercorribili a piedi sono state ispezionate, però sempre senza risultati. Sara non si riesce a trovare. Ma la famiglia non si arrende. Il segno che le attività non si fermeranno fa ben sperare. Gli inquirenti confermano che in quei luoghi si svolgeranno altre perlustrazioni. Ai pescatori, ai residenti e ai frequentatori del lago è stato chiesto di segnalare qualsiasi elemento che possa tornare utile al ritrovamento della ginecologa. Intanto la Procura di Trento ha chiuso l'inchiesta su ciò che sarebbe avvenuto all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove lavorava Sara. Gli indagati sono due, l'ex primario di ginecologia Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mereu. Inizialmente le ipotesi di reato erano maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Adesso resta in piedi solo la prima. Per la procura questi maltrattamenti consistevano in ingiurie, diffamazioni, denigrazioni personali, percosse, minacce di sanzioni disciplinari, atteggiamenti inquisitori con ricerca generalizzata di un colpevole per ogni minimo errore, attività di demansionamento del personale, condotte vessatorie motivate da personali ragioni di risentimento e non giustificate da specifici rilevanti errori professionali, con effetto di costante paura, umiliazione, sofferenza e annichilimento e conseguente quotidiana e generalizzata situazione di stress lavorativo, sia in danno del personale medico che di quello infermieristico. Le parti offese sono 21, tra ginecologhe, ostetriche e infermiere che lavoravano in quel reparto. Tra loro c'è anche Sara Pedri. La giovane dottoressa, per gli investigatori, subiva rimproveri in sala operatoria e aspre critiche nello svolgimento di altri servizi, convincendosi, in un clima di sfiducia crescente che finiva per permearla totalmente, di essere una persona incapace di esercitare la professione medica, cadendo in uno stato di prostrazione fisica e psichica con importante perdita di peso da stress lavorativo, tanto da determinarsi a presentare le dimissioni il 3 marzo 2021 e a scomparire il 4 marzo 2021 con sospetto di condotta suicidaria. Una dottoressa ha definito malsano il clima che si respirava nel reparto. Sara non avrebbe resistito a queste pressioni. Si sarebbe sentita così mortificata da decidere di sparire. Adesso la famiglia spera almeno di ritrovare il corpo.